Viva l'anghe! Ma il soccorso alpino si occupa anche di questo? È evidente. Il soccorso interviene in qualsiasi tipo di recupero in montagna. Qui puoi vedere la dinamica di un soccorso per valanghe. Il conduttore del cane viene informato di come è avvenuto l'incidente, di quante persone si ritengono sepolte, delle probabili posizioni e altre notizie considerate utili. Poi l'uomo scioglie il cane e lo incita alla ricerca. L'operazione è spesso velocissima. Una volta localizzato il disperso, intervengono gli spalatori per accelerarne la liberazione, no? Tieni presente che la sopravvivenza sotto una valanga è questione di pochi minuti, a parte qualche miracolo. Il medico accerta infine le condizioni del recuperato. Nonostante l'avvento degli apparecchi elettronici personali, utilissimi soprattutto se si è in gruppo, tieni conto che la coppia uomo-cane resta ancora il più valido elemento di ricerca. Potrei farti un sacco di esempi positivi. Fin dal 1966 il CNSA ha una scuola nazionale per unità cinofile che nel 1987 fu addirittura riconosciuta ufficialmente dalla Protezione Civile. Bella, ma questa è una grotta. Infatti, il soccorso opera anche qui, sai. In Italia ci sono 10 gruppi specializzati nel recupero speleologico. L'elicottero proprio non può arrivare e il ferito deve essere trasportato per forza a mano sino all'esterno. Ma i problemi sono molti. I pozzi, le strettoie, il fango, sono tutte cose che rallentano i soccorsi. È vero, è infilato dentro una barella speciale che lo avvolge completamente per proteggerlo dal freddo. Questa, vedi, è la tecnica per far passare la barella in ambienti stretti. Si preparano i volontari seduti uno accanto all'altro e si fa passare il ferito sulle loro gambe, in modo che lo scorrimento sia omogeneo e senza scosse. Sui pozzi è diverso. La barella viene issata con degli arganelli e accompagnata. Un collegamento telefonico assicura costantemente i contatti con l'esterno. In grotta il soccorso fa anche una vera e propria opera di prevenzione. Quando ci sono delle esercitazioni, infatti, la grotta viene armata completamente. Ma che cosa vuol dire armare? Significa predisporre i chiodi su tutti i pozzi in modo di risparmiare tempo durante un recupero reale nella stessa cavità. Grazie a ciò, la maggior parte delle grotte conosciute sono già attrezzate per eseguire i soccorsi.
botti vanno sott'acqua. Cosa c'entrano col soccorso alpino? Il settore speleologico ha delle squadre specializzate anche per le operazioni subacquee. Può succedere che uno speleologo resti bloccato oltre un cunicolo allagato e non possa più riattraversare il sifone, cioè il tratto subacqueo di una grotta. A questo punto devono intervenire gli speleosub. Se si tratta di trasportare un ferito, viene utilizzata una particolare barella con respiratore ad aria che i volontari portano all'esterno. Bisogna fare particolare attenzione nei tratti stretti perché ogni movimento dei soccorritori solleva nuvole di fango che rendono nulla la visibilità.